vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria è segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Viviamo la Via Crucis di questa sera meditando su alcuni diari, alcune testimonianze di malati, di dottori, di sacerdoti, di gente che ha voluto e ha vissuto il momento della pandemia per dare proprio un segno di speranza. Lo vivremo proprio meditando sulle figure della Via Crucis, sui momenti essenziali di questo cammino di Gesù verso il Calvario. Chiediamo davvero al Signore di accompagnarci in questa serata, meditando proprio su queste testimonianze di vita. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Devo proteggere coloro che governo, devo essere prudente, devo
decidere, devo prevenire, devo rimproverare. Allora mi ricordo delle parole dette dalla scuola il primo giorno di scuola materna. Inizia sempre la tua giornata facendo il segno della croce. Lo faccio e prego affinché la croce ci salvi. Abbracciare un figlio, anzi, vietato, e sentendo
stazione, Gesù mi ha aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Destinato a sollevare una croce che è più pesante del mondo intero, la croce della speranza di chi vuole sapere, vuole capire, vuole sentirsi dire andrà tutto bene. Ho scelto di fare il medico perché volevo contribuire ad alleviare la sofferenza, ma non ho scelto di fare Dio. Eppure oggi gli occhi che mi guardano in questa valanga di barelle che scorrono davanti a me sembra abbiano lo stesso sguardo di Cristo quando incontrò il Cireneo. Chi potrà mai sollevare questo peso se tu, Signore, non sollevi l'anima mia? Santa Madre, che vuoi fare? Settima stazione, Gesù cade la seconda volta.
questa stanza a toccarmi di televisione e di musica. Non esco neanche per parlare con i miei genitori, eppure la paura, che chiamo prudenza per vergogna, è più forte di me. Vorrei prendere il telefono e dire a qualcuno cosa posso fare perché ho bisogno, ma non ci riesco e allora capisco ciò che di sfuggita ho sentito ieri sera in TV. Piangete sui vostri figli. Ho bisogno di coraggio, di tanto coraggio. Amici che avete la mia età e che avete avuto in dono il coraggio, contagiatemi con la forza del vostro esempio. Più reale di questa realtà surreale.
Mai nei vincoli più oscuri ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui. L'incubo scorre, il fiume diventa sempre più grande. All'inizio ne arrivavano alcuni, poi decine, poi centinaia. E ora non siamo più dottori, ma siamo diventati dei selezionatori sul nastro. Fino a 2 settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale, perché siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei genitori che andavano in chiesa. 9 giorni fa un sacerdote di 75 anni venne da noi. Aveva gravi problemi respiratori, ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato che la leggeva in minore ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati,
psichicamente e fisicamente sfiniti, quando abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere. Noi, come umani, abbiamo raggiunto i nostri limiti, di più non possiamo fare, e sempre più persone muoiono ogni giorno. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l'uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio. E abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui. Comprato un lenzuolo, lo depose sotto dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Dal Vangelo secondo Marco, dal diario di un vigile urbano. Dirigere il traffico, vigilare sugli altri, questo è il nostro compito. Quando si sta ad un incrocio, si incontra di tutto, conosci storie, ascolti i racconti, fermi squilibrati, ma ciò che ha oltrepassato l'uniforme e persino le barriere del cuore è stato ritrovarmi ad assistere alla sepoltura in questi giorni di pandemia. Solitudine, silenzio assordante, assenza di lacrime. Solo due segni divenuti lenzuolo di questa pietà, la benedizione del sacerdote e il mio scattare sull'attenti per dire addio. Così come Giuseppe d'Arimatea mi ritrovo innumerevoli volte davanti al sepolcro. La morte così è più morte, ma la pietà non ce la faremo rubare mai. Santa Madre di Quattordicesima stazione, Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Se moriamo noi in questo tempo di pandemia, importa a pochi, ma fortunatamente anche alla madre, padre, mogli, figli, mariti che al di là di ogni colpa e di ogni pena continuano ad amarci. Solo il tuo volto divino, carcerato, che anche oggi ripeti,
neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Santa Madre di voi fate, che il mio del Signore sia un pensiero nel mio cuore. Preghiamo. Signore Padre Santo, che nella croce del tuo Figlio hai posto la sorgente e la causa di ogni grazia e benedizione, assisti con il tuo amore il popolo in questo momento di prova. Consola i malati, custodisci i medici e tutti gli operatori sanitari, sostieni i volontari, accompagna i ricercatori, illumina coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, dona forza ai tuoi sacerdoti, accogli nella tua pace i defunti. Tutti e ciascuno sentano la tua paterna presenza per vivere questo tempo con fede, carità, speranza e sperimentare la potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, croce santa, che insieme. Ti adoriamo, Cristo.